Lo so che ci tenevi tanto a fare questa intervista. No, no, ok, siamo sinceri. Cosa è andato storto? Analizziamo la gara. Partenza, gestione, cos'è successo? Raccontaci, cosa non ha funzionato? Perché tu chiaramente sei sul podio ma volevi vincere. Allora, di sicuro non mi piacciono i secondi e terzi posti, li ho fatti tanti e ovviamente voglio vincere. Non gli piacciono, questo l'abbiamo capito, dalla faccia anche. Vuoi vincere e basta, perché poi dopo un weekend così sempre al top. Sì, allora fino all'ultimo giro è andata abbastanza bene la gara, poi ho passato tre alla curva dei meccanici ma mi hanno rincrociato tutti e tre perché avevo fatto una bella mossa ma non è stata più una bella mossa. Ma allora, io quello che vedo in te, nel tuo viso, è che non sei soddisfatto di quello che hai fatto, nel senso, magari mi sbaglio, però non stai dando la colpa a qualcun altro, sembra quasi che non sei soddisfatto di qualcosa che hai fatto tu, può essere, perché ti vedo un po' amareggiato. No, io sono abbastanza contento, ma sempre il mio motorista, il mio meccanico non sono mai contenti quando faccio terzo o secondo, quindi sono così arrabbiato e anche io sono arrabbiato. È normale, però ti do una notizia, fra 15 giorni siamo a Cremona e dagli errori si impara e tu puoi fare il risultato che volevi oggi lì. Ok. Ci vediamo a Cremona? Sì. Con il sorriso. But not stop the Italian.